quello che cerco di raccontarvi nella prossima mezz'ora è cioè, come tutte le idee che sono state esposte prima possono poi tradursi in calcoli idraulici o calcoli idrologici che abbiano un qualche significato. Allora, e vi devo parlare in qualche modo di che cosa consiste quella che si chiama risposta idrologica di un bacino. Gli elementi che vi vado ad illustrare sono del tutto generali, vanno bene anche per un bacino naturale, per quanto l'idea di naturalità non era discussa sempre, ma in particolare vanno bene anche per un bacino urbano. E allora, per calcolare la risposta idrologica di un bacino, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prevedere le precipitazioni. E questo è la nostra previsione, non è una previsione di una serie temporale di precipitazioni. Questo, allo stato attuale, non lo sa fare nessuno bene. I meteorologi ci dicono domani piove, adesso arrivano a dire domani alle 2 piove, o domani alle 3 nevica. Ma dirci domani alle 3 nevica 20 mm, questo non ci si è ancora arrivati. E forse chi lo sa se ci si arriverà. Io spero di sì. Il secondo elemento è il calcolo del deflusso superficiale, cioè quanta acqua capta il bacino e la trasforma in acqua di falda e quanta invece la lascia in superficie e la trasforma quindi in ruscellamento superficiale. Poi dobbiamo calcolare come si aggrega quest'acqua che viene generata in tanti rivoletti per formare un fiume grande, ma in questo caso come si aggrega all'interno della rete urbana di impugnature. E poi in caso ci sarebbe da calcolare anche la propagazione dell'acqua, cioè l'acqua va dentro tutti i nostri pozzetti, viene aggregata dai fiumi, ma poi ha un tempo di ritardo con cui l'onda di piena si propaga da monte verso valle. E noi, le precipitazioni sono assegnate. Per noi le precipitazioni, non è la serie temporale di precipitazioni qualsiasi, sono precipitazioni sintetiche che derivano dalle curve di possibilità pluviometrica. Primo problema risolto, per modo di dire, perché noi lo dobbiamo ancora risolvere, ma diciamo all'ora di sabato voi questo problema lo dovreste praticamente aver risolto. Eccolo qua, le altezze di precipitazione sono date dalle curve di possibilità pluviometrica, che voi conoscete che cosa sono. Quando vi dico le curve di possibilità pluviometrica, voi pensate direttamente a questo schema di curve di possibilità pluviometrica. Per dire la verità, non sono le uniche tipi di forma di equazione che sono definite in letteratura, ma noi usiamo questa. Gli effetti che vanno sempre evitati. Problema della captazione dell'acqua da parte dei bacini, ovvero della produzione di ruscellamento. Noi ce la caviamo molto in breve. Ce la caviamo molto in breve dicendo che sono le superfici, cioè mediamente, a decidere quanta acqua va nella falda e quanto resta quanto resta in superficie. Andiamo quindi a costruire quello che si chiama coefficiente di afflusso, mappando nella nostra, nostra area quali sono le superfici. Per esempio, i tetti in corto hanno un coefficiente di afflusso di 0,95, 90. Il 90% dell'acqua che viene dalle precipitazioni si trasforma in deflusso superficiale. Vado a considerare quanta parte del mio terreno, della mia area di progettazione, è costituita da tetti e a quella porzione assegno un coefficiente di afflusso 0,9. E nella mia area ho il 20% di aree verdi, quelle hanno un coefficiente di afflusso 0,2. Allora, per quel 20% di area assegno un afflusso 0,2.
E così per tutte le aree, per tutte le mie partizioni, per ogni singola partizione del mio bacino vado a fare questo computo e poi faccio una media pesata del tipo di superfici e ad ogni tipo di superficie assegno un coefficiente di afflusso tabulato. In questo modo so quale parte della precipitazione si trasforma in deflusso superficiale. Sistema molto rozzo, ma che serve per che è adeguato, diciamo, al tipo di informazioni che noi, di cui noi abbiamo bisogno per progettare la nostra fognatura. Introduciamo in questo modo il concetto di precipitazione efficace. Il termine precipitazione efficace è sempre un po' ambiguo perché richiede la specificazione di che cosa sia efficace per fare, a fare. In particolare la produzione di deflusso superficiale. Se io fossi un agronomo e mi curassi delle piante, la mia precipitazione efficace sarebbe viceversa quella che si infiltra e va nell'area delle radici e va a nutrire la pianta, tanto per dire l'ambiguità delle parole, che va quindi riferita assolutamente a questo contesto. Quindi ho il coefficiente di, ho la precipitazione liquida totale per il coefficiente di afflusso, questa mi dà la precipitazione efficace, che è quello che uso nelle mie formule di calcolo. Allora, i primi due step li abbiamo risolti, ci rimangono gli altri due, che sono quella della determinazione dell'aggregazione del deflusso e la propagazione del deflusso. Beh, uno che magari è un po' più colto nel campo dell'idrologia dice: ma com'è? E l'evaporazione? La conto o non la conto? Beh, durante i fenomeni estremi supponiamo di poter trascurare la quantità di evaporazione. Nel bilancio idrologico globale l'evaporazione è sempre una componente importante, è una componente che va dal 30% al 60% del bilancio interno, quindi è una componente rilevantissima del bilancio interno, ma nell'ambito del calcolo delle onde di piena, nel momento in cui queste si vengono generate, nell'intervallo temporale che ci interessa, che è nell'ordine dei minuti, la possiamo trascurare. L'onda di piena è un'onda. Un'onda ha una caratteristica particolare, si propaga con una certa velocità. La velocità di propagazione dell'onda non è necessariamente la velocità di propagazione dell'acqua. Perché per esempio le onde del mare si propagano senza che l'acqua praticamente si muova da posto a posto. Si muove limitatamente ad un ambito molto limitato, che evidentemente se l'acqua si innalza in quel momento ci deve essere anche più massa. Però diciamo non si propaga, quando noi riceviamo un'onda non è che riceviamo l'acqua che vedevamo 5 minuti lontano al largo, riceviamo solo l'onda, come l'onda sonora che io adesso vi sto trasmettendo parlando. Cioè l'onda, così anche l'onda di piena è un'onda e quindi ha una celerità di propagazione che è distinta dalla velocità di propagazione dell'acqua. In genere la celerità di propagazione dell'onda è maggiore della velocità dell'acqua. Cioè l'acqua lungo un canale, lungo un tubo si muove, l'intumescenza che rappresenta l'onda di piena, il massimo dell'onda di piena, si muove più celermente dell'acqua, perché è un fenomeno che è legato alla pressione. L'altra ipotesi che noi facciamo è che gran parte dell'onda di piena si è spiegata non dalle caratteristiche dinamiche del moto dell'acqua nel tubo, che noi semplificheremo in modo estremamente in modo estremo, ma sia dovuta piuttosto all'aggregazione delle varie onde di piena che si vengono a formare nelle varie posizioni spaziali. In qualche modo andiamo a dire che la geometria e la topologia della rete conta di più della dinamica che è dispersiva della formazione turbolenta dell'onda di piena in sé.
fate tutte queste approssimazioni, la ricetta è questa che vi do. La portata Q di T ad una certa sezione di chiusura la rappresento con un operatore integrale in cui c'è una quantità che chiamo idrogramma istantaneo unitario, che è un kernel di una trasformazione integrale, che va a moltiplicare la precipitazione efficace, che abbiamo visto come si calcola prima, per un certo insieme di istanti che sono dati dall'integrale. La A di T altro non è che l'area della superficie che sto analizzando. Grosso modo il sistema era disegnato questo serbatoio semplice qui. Lo sto pensando come una specie di serbatoio, ma che non funziona in modo torricelliano, però, in cui metto dentro la precipitazione efficace, ho uno certo stoccaggio all'interno del serbatoio e ottengo la portata all'uscita. Questa formulazione del problema, che ha un corrispettivo isomorfo, diciamo, in equazioni differenziali ordinarie, si chiama metodo di, si chiama idrogramma istantaneo unitario. Pioggia efficace, l'idrogramma istantaneo unitario contiene tutta l'informazione che concerne all'aggregazione dei deflussi e alla formazione dell'onda di piena. E infine ho la portata all'uscita. È una semplificazione estrema, potrei parlarvi per giorni di come questa cosa qua. E non è, noi non abbiamo il tempo di farlo, però quindi vi do la ricetta finale. Adesso vi do alcune informazioni su che cos'è questo idrogramma istantaneo unitario. In particolare, questo è un impulso di precipitazione che assumo efficace. Questo impulso di precipitazione mi genera quell'onda di piena che vedete lì. Guardate che il disegno in questo caso non è un disegno, è il plot, è la figura che rappresenta l'applicazione del calcolo che vi ho visto prima, dove per l'idrogramma istantaneo unitario ho preso una certa forma funzionale, che dopo vi spiegherò qual è. Attento debito. Piove in un secondo istante. Faccio piovere in modo diverso dal primo istante. Tre volte tanto. La portata che ottengo è, si può dimostrare facilmente con la teoria, poiché la teoria dell'idrogramma istantaneo unitario è lineare per le proprietà dell'integrale con cui è formulata. Se moltiplico per n volte la precipitazione efficace, ottengo una portata che è n volte. E in questo caso ottengo questa portata qui, che qui è segnata in arancione. Terzo istante, un terzo impulso, e questo impulso mi genera questa terza onda di piena. Cosa succede quando metto insieme i tre impulsi 1, 2 e 3? In base alla teoria che sta dietro, cioè in base alla struttura matematica del programma istantaneo unitario, posso affermare che la portata complessiva di questi tre impulsi di precipitazione efficace altro non è che la somma dei tre impulsi, delle portate generate dai singoli impulsi, cioè questa portata qua. Prendo le tre portate e la portata segnata in verde è la somma delle precipitazioni. Tra l'altro, se uno ci pensa un po', questa rappresentazione grafica suggerisce un modo abbastanza semplice con cui si può calcolare la portata in ogni bacino, assumendo, naturalmente, sapendo come è fatto l'idrogramma istantaneo unitario, e in funzione di una
distribuzione temporale delle precipitazioni qualsiasi. Come è fatto questo idrogramma istantaneo unitario? Beh, questo idrogramma istantaneo unitario può essere fatto in tanti modi diversi. Per esempio, un'ipotesi semplice che si può fare sull'idrogramma istantaneo unitario è che abbia questa struttura, che sia uguale ad una distribuzione esponenziale, si chiama. Potrei dimostrare, ma non lo faccio, perché questo richiederebbe un bel po' di tempo, che questa è effettivamente una certa distribuzione di qualcosa, in particolare di certi tempi, del tempo di residenza che l'acqua sta dentro nel bacino. E quindi prendetela come una distribuzione tipo una distribuzione di probabilità. È quindi questa è una famiglia di distribuzioni di probabilità monoparametrica. Il parametro lambda, in questo caso, rappresenta il valore atteso della distribuzione parametrica. Il parametro lambda qua spesso se comparisce nella teoria normale della precipitazione, della formazione dell'onda di piena, non sarebbe un parametro determinato, ma si dovrebbe determinare dalla comparazione delle precipitazioni, delle portate, di portate misurate, per esempio, e dagli esiti del calcolo che facciamo con certi lambda assegnati. Potremmo cercare di mettere tanti lambda finché troviamo il lambda giusto che interpola correttamente la nostra onda di piena, o almeno che interpola in modo migliore la nostra onda di piena. Nel nostro caso il problema, vi faccio riflettere, è un po' più complesso, perché noi lambda, allora dico, quel lambda non è determinato nei casi dei bacini naturali. Quello che posso fare applicando questa teoria sarebbe di misurare la portata, misurare le precipitazioni, andare a calibrare il valore del parametro lambda in maniera tale che ci sia una interpolazione di questo tipo di curve sul risultato, e poi per poi usarlo prima in fase, diciamo, di analisi e poi in fase di prognosi. Invece noi non ce l'abbiamo la rete, perché la rete la dobbiamo progettare, e quindi non siamo in grado di determinare a posteriori questo lambda qua. Dobbiamo quindi dare dei criteri per determinarlo a priori. Come è fatto l'idrogramma istantaneo unitario? Esponenziale. Beh, questa è l'onda di piena che si viene a generare se noi assumiamo che l'idrogramma istantaneo sia di quel tipo lì. In particolare l'onda di piena cresce fino all'istante di precipitazione, qui sono tre durate di precipitazione diverse, 1, 2 e 3, e il massimo della portata si viene a generare quando termina la precipitazione, poi la portata decresce. È un modello questo, e vederlo in questo modo va anche vi dà una certa idea di rozzezza del modello, nel senso che l'onda di piena, se io ve la traccio e vi mostro due grafici, uno dell'onda di piena, un'onda di piena misurata in qualche fiume e questi grafici qua, voi capite che ha questo tipo di caratteristiche. Ciò nonostante, noi trattiamo di approssimazioni, in particolare di approssimazioni che siano sufficienti a darci dei risultati razionali e buoni per ottenere gli obiettivi che noi ci proponiamo. Un altro idrogramma che noi possiamo costruire è l'idrogramma. Un idrogramma in cui prendiamo come distribuzione quella che chiamo distribuzione uniforme. Questa è una distribuzione che è costante tra il 0 e il tempo t con c, che è chiamato tempo di correlazione. Il modello idrologico che ne segue viene chiamato in letteratura modello cinematico.
mentre quello di prima che avevate visto con la curva esponenziata viene chiamato modello dell'invaso. Sono nomi che sono stati assegnati storicamente a questi modelli. L'onda di piena che si ottiene da un impulso di precipitazione costante in funzione di questo tipo di idrogramma estratto in Italia, questa che vedete qui, che è un triangolo o un trapezio. Il massimo si ottiene sempre per il tempo di coltivazione, in particolare qui questo trapezio, l'ultimo trapezio, è questo qua che vedete qua. Se la precipitazione è inferiore al tempo di coltivazione, come succede in questo caso, nel primo caso, la portata massima si ottiene alla fine della precipitazione. Se il tempo di precipitazione è superiore al tempo di coltivazione, la portata rimane costante fino a che finisce la precipitazione. In questo caso, quello del triangolo più alto è il caso in cui anche ottengo la portata più alta. Il massimo si ottiene per il tempo di coltivazione. Qui in realtà non ho usato sempre la stessa precipitazione come input, ho usato tre precipitazioni diverse di intensità diversa, ciascuna di queste calcolata da una curva di possibilità pluviometrica, ma tenendo conto della durata, cioè intensità costante, quella generata dalle curve di possibilità pluviometrica per quella durata specifica. Le curve di possibilità pluviometrica, se vi ricordate, hanno un volume che cresce con il tempo, ma un'intensità che decresce con il tempo, perché l'intensità è A per T con P alla N-1. Quindi più lungo è il tempo, più decresce l'intensità della precipitazione, anche se il volume cresce sempre. Allora, l'interazione fra il modello di propagazione e aggregazione dell'onda di piena e il fatto che l'intensità delle precipitazioni decresce dà un risultato particolare che si vede bene qui. E c'è un tempo caratteristico che in questo caso coincide col tempo di coltivazione, che è quello che dà la massima delle portate massime. E questo è un concetto del tutto generale che, cioè nel caso della curva della distribuzione di intensità costante che qui vediamo, ha questa realizzazione, ma nel caso generale è qualsiasi idrogramma io prenda, ho sempre un tempo caratteristico per cui ottengo la massima delle massime portate se accoppio la generazione del deflusso a quel tipo di curve di possibilità pluviometrica. Il messaggio da portare a casa è che ogni bacino risponde alla precipitazione con dei tempi caratteristici e la massima portata che si ottiene da quel bacino si ha per questo tempo caratteristico. Nel caso particolare del metodo cinematico, questo che ha come distribuzione, come idrogramma istantaneo unitario, una curva di distribuzione uniforme, in questo caso il tempo di la portata massima si ha quando la durata della precipitazione coincide con il tempo di coltivazione, ma è un prodotto di questo tipo di modello. Io ve lo ricordo perché qualcuno dei vostri colleghi più anziani, magari molto più anziani di voi, che magari troverete nell'amministrazione pubblica, sono abituati a ragionare con queste parole: tempo di coltivazione e portata massima. Poi andremo ad applicare questi grafici. Questi grafici sono stati ottenuti, si possono ottenere in maniera estremamente semplice,
calcolando, facendo dei calcoli con, che vedremo in laboratorio. Quindi quello che adesso vi appare un po' ostico, diciamo, poi vi risulterà più chiaro. Il vecchio sistema di calcolo delle fogliature, che cosa faceva quindi? Tradotto in termini contemporanei, usava un modello di afflussi e deflussi, per esempio il modello dell'idrogramma istantaneo unitario, andava a calcolarsi per quale tempo caratteristico di precipitazione si otteneva la massima portata, considerava solo la massima portata, dove massima è la più grande fra tutte le portate di picco che io potevo ottenere. E a quel punto dico, beh, adesso sono seduto in questo posto, io so quanta portata mi arriva e so nelle condizioni peggiori qual è il massimo della portata che mi arriva. Qui adesso ci devo mettere un tubo che convogli tutta questa portata. Come faccio? Beh, considero che il moto avvenga all'interno del tubo in condizioni di moto uniforme e pertanto la relazione tra velocità e scabrezze, per esempio, sia in geometria, sia assegnata una volta che ho assegnato, per esempio, la legge di Gauss e Strickler o una legge di Darcy-Weisbach. Per esempio, noi usiamo Gauss e Strickler. A quel punto conosco la portata. Le scabrezze del tubo mi vengono date dal costruttore, la geometria dell'inclinazione del tubo la stabilisco io a priori e invertendo la formula di Gauss-Strickler, operazione che adesso io vi sto raccontando a parole che quindi mi sembra uno scioglilingua, sono in grado di determinare il diametro del tubo. Il procedimento, se ci pensate e se riguardate queste registrazioni, una volta è in realtà molto semplice. Ho una portata, uso Gauss e Strickler, inverto rispetto al diametro del tubo che compare nella forma di Gauss e Strickler attraverso il raggio idraulico e ottengo il diametro del tubo opportuno. La portata di picco in realtà vi è già detto che cosa rappresenta, cioè la portata di picco è la portata massima che io ottengo quando realizzo un idrogramma, che è questo tracciato che io ho, che qui ha forme assolutamente diverse. Mi sembrano non realistiche, ma se io ci attacco una precipitazione tutta variabile del tempo e sommo tutte le portate che ottengo di questa precipitazione variabile, voi poi vedrete che in realtà l'idrogramma che ottengo risulta molto più realistico di quel che non sembrerebbe qui, dove io ho usato semplicemente una pioggia di intensità costante. Qui naturalmente è diverso, però ho tre portate di picco, a noi interessa la portata massima. Questo è quello che vi ho già spiegato a parole poco fa. La fognatura si progetta sulla portata massima, che è la massima tra le portate di picco che io posso ottenere con quell'assegnato tempo di ritorno. Ed evidentemente è anche assegnato modello di calcolo in questo caso. Dove però il modello di calcolo, nonostante la forma possa sembrare un po' azzardata rispetto, è secondaria alla produzione di una corretta valutazione della portata di picco, la quale avviene se io ho dei parametri buoni all'interno del mio modello. Parametri buoni che sono qui il tempo di correlazione e qui quel lambda che compariva qua. E quindi si tratterà poi di scegliere bene quei parametri. Allora, la progettazione avviene quindi tenendo conto di queste caratteristiche e ha una conseguenza fondamentale.
La conseguenza fondamentale è quella, per esempio, che questo potrebbe essere il mio progetto di impugnatura, progetto di impugnatura che coinvolge tre aree. Se il tempo di precipitazione con il quale progetto una tubazione dipende anche dalla struttura del bacino che ho a monte, qui progetterò il primo tubo per un tempo, per un certo tempo, per una certa precipitazione, il secondo tubo per una precipitazione diversa e il terzo tubo per una precipitazione ancora diversa, che sono quei tempi, quelle precipitazioni che hanno quella durata che è, per così dire, in sincronia con la struttura del bacino, cosa che non viene mai capita dai più. Non da voi, perché voi la capirete benissimo, perché poi facciamo degli esempi uno una volta, due volte, tre volte, finché non avete capito tutto quanto. Però questo va compreso, cioè il messaggio principale, se volete qui, a parte i dettagli del calcolo che poi vedremo un'altra volta, perché sennò non ce la facciamo, a parte i dettagli del calcolo, il messaggio è questo: io progetto con precipitazioni diverse tante quante sono le sottoaree in cui ho suddiviso il bacino, e di per sé i risultati che ottengo da ogni elemento della progettazione non sono sommabili. Quando io vado sulla terza area, il mio progetto usa una precipitazione che è diversa dalle altre due, e quindi la precipitazione che io ottengo in fondo non è la somma, la portata, scusate, che ottengo in fondo non è la somma delle portate che ho ottenuto quando ho progettato le due aree a monte, ma è, per fortuna vorrei dire, una somma diminuita di questa intensità. E direi che possiamo fermarci qua per oggi, e poi la parte finale la facciamo la prossima volta.